Sono Adri, con mezza faccia verde. No, perché sapete che non sono nel mio studio a Roma, quindi c'ho una lampadina verde qualche bellina, a dir la verità, solo che mi... Aspettate, se la giro così sono ancora più verde. Ecco, benissimo. Anyway, l'altro giorno giravo su Steam. C'è un brufolo qua sul naso, ragazzi, che è incredibile. Guardate qua, mamma mia, è un mostro a due teste. Giravo su Steam e trovo 3 euro Assassin's Creed 1. Poiché li ho portati praticamente tutti fino a Rogue. Sì, ve li ho portati tutti sul canale. Mi trovo Assassin's Creed 1, che non è mai uscito per né PS4 né PS5, a 3 euro su Steam, in 4K. Ho detto, sapete cosa c'è? Lo compro. È più la fatica che faccio a lasciarlo lì che a prenderlo, a spendere 3 euro della mia vita per quel gioco. E quindi, ragazzi, così su due piedi, ho detto, devo streamarlo, devo portarlo, devo fare qualcosa. E ora lo faccio. Tra l'altro, sapete benissimo che io, per ogni gioco che streamo, c'ho l'overlay personalizzato. L'avete visto per la carriera su FIFA, l'avete visto per GTA 4, poi c'è GTA 5, tutto quanto. The Last of Us pure. Ma io per Assassin's Creed 1 non mi sono preparato. E quindi userò quello base, quello con i miei social e basta. Non voglio farmi sponsorizzazione, solo non ho un overlay da applicare a questo gioco così su due piedi. Quindi non ho neanche voglia di crearlo e non lo creerò. Quindi Assassin's Creed 1 sia. Andiamo a Gerusalemme. Ragazzi, vediamo come va, perché sono veramente curioso di com'è il primo Assassin's Creed. Già il 2 era pieno di bug, nonostante sia tra i miei giochi preferiti insieme a GTA 4. Storia eccellente, personaggi eccellenti, tutto quanto, però ogni tanto peccava di qualche bug. Non si può comparare a Unity, per carità, però ovviamente, essendo un gioco vecchio, qualche difetto l'aveva. Ma con un gioco di 2 anni ancora più vecchio, cosa ci dobbiamo aspettare? Andiamo a vederlo. I tempi di caricamento, però, devo essere sincero, sono buoni. Velocissimo a caricare, altro che GTA 4. Sì, scusate, sono ruttato prima, però è il mio modo di comunicare il mio amore verso tutta la mia fanbase, ammesso che esista. Sì, ok, la grafica è un pochino quella che è. Ricordiamo che è un gioco del 2007, eh? Vabbè, GTA 4 era del 2008, quindi ce siamo. Tutto molto bello, ma questo si può saltare? No. Più che altro facessero un remaster con una grafica così, secondo me venderebbe tantissimo. Mamma mia, pixelatissimo. Adoro. Insomma, adoreggio, ecco. Sapete che Assassin's Creed, vabbè, lo sapete, però per chi non lo sa vale la pena raccontarlo. È... Doveva nascere come un sequel di Prince of Persia, perché doveva chiamarsi Prince of Persia Assassins. Però poi si sono accorti che evidentemente potevano creare un gioco che ricordi Prince of Persia, ma totalmente diverso. E quindi così nacque Assassin's Creed. Infatti, se vedete i primi, le prime demo, le prime versioni beta, ecco, erano molto simili a Prince of Persia. Ora, io mi auguro che questo intro non debba vedermelo tutte le volte che avvio questo gioco, perché sennò sarebbe veramente preoccupante. No, aspettate, non mi prende il controller? Sì, molto bello, però io vorrei usare il controller se possibile. Non fatemi usare mouse e tastiera, per favore. No, io non ce la posso fare, non ce la posso fare se no. Ho dedicato il mio cuore a conoscere la saggezza. Ah. La demenza e la follia. Ho capito che anche questo. Devo usare mouse e tastiera, ragazzi. La saggezza. Abbiamo un problema. Non riesco ad ancorarlo alla memoria. Il trauma psicologico è troppo... No, raga, no, 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 non vi prego, mouse e tastiera no. Però c'è 60 fps, eh?
No, aspettate, opzioni. Ok? Dimmi che funziona. Sì. Uff. Oh. Andava modificato le impostazioni. Solo un'immagine del passato. Muovi questo per camminare, ok. Oh, zio. Ancora un attimo, signori. RT, scusate. Non è mai facile farmi. RT sarebbe... E qua lo chiama R2. Scusate, io sono eterosessuale e c'ho la PlayStation. Bullshit, bullshit, devo fare questa battuta. Dobbiamo tirarlo fuori, subito. Settore di memoria non dispo... Zio, ma... È stato tutto molto confusionario. È stato veramente tutto molto, molto, molto confusionario. Però ciao Desmond, come stai? Avevo appena salvato la vita. Salvato la vita? Mi avete rapito. Mi avete legato a quella cosa. Animus. È un Animus. Ma non vi conosco nemmeno. Perché mi state facendo questo? Lei ha delle informazioni che ci servono, signor Miles. Informazioni? Sono un barista, per la miseria. Cosa volete che faccia? Che vi insegni come fare un martini? Sappia che cosa è. Non so di che cosa stia parlando. No. Come si chiama questo dottor? Non c'è. Oddio, si chiama dottor... Ha un nome slavo. Che lo capisca o meno a qualcosa che i miei datori... Vidic. Dottor Vidic, sì. È lui. Ma io non sono un assassino. Non più. Che viene ucciso in Assassin's Creed 3, se non vado errato. Si parla di una fuga. E di gas. Fortuna per noi. Che cosa volete da me? Che faccia ciò che le viene detto. L'Animus ci permetterà di trovare ciò che vogliamo. Quando... Com'è grigio, ragazzi. Libero di andare. Io lì dentro non ci torno. Allora le indurremo il coma e proseguiremo il lavoro. Quando avremo finito, la lasceremo morire. A dire il vero, l'unico motivo per cui lei è ancora cosciente è che questa procedura ci fa risparmiare tempo. Lei è pazzo. Allora, signor Miles, vita o morte? Si distenda. Qua ci vorrebbe... Tipo, la scelta bivio... Vita o morte, tipo pillola rossa o pillola blu. Sempre pillola blu comunque. No, scherzo, bullshit. È all'interno dell'Animus. Sarebbe a dire... È un proiettore che riproduce i ricordi genetici in tre dimensioni. Ricordi genetici? Pare che le serva qualche indicazione. Molto bene. Partiamo dalle basi. Che cos'è un ricordo, signor Miles? È la memoria di un evento... Si possono mettere i sottotitoli, no? Per ora. Sì, certo. E se le dicessi che il corpo umano ospita non solo la memoria di un individuo, ma anche quella dei suoi antenati? La memoria genetica, se vuole. Migrazione, ibernazione, riproduzione. Come fanno gli animali a sapere quando e dove andare? Che cosa fare? È solo istinto animale. Ora sta discutendo di semantica, signor Miles. Comunque lo chiami, resta il fatto che queste creature conservano delle conoscenze che trascendono il requisito di esperienza personale. Ho passato gli ultimi 30 anni a cercare di capire il perché. Ho scoperto una cosa molto affascinante. Il nostro DNA funziona come un archivio. Contiene non solo le istruzioni genetiche derivate dalle generazioni passate, ma anche i ricordi dei nostri antenati. E l'Animus le permette di decodificare e leggere questi file del DNA? Esatto. Ma c'è un problema. Questo è il ricordo specifico a cui cerchiamo di accedere. Purtroppo, quando tentiamo di aprire quel ricordo, la tua mente si ritrae. Ti manca la sicurezza per entrare nel corpo del tuo antenato. È quello che è successo prima. Sei stato espulso dal ricordo voluto e riportato in una condizione più stabile. Perché? È il tuo subconscio. Fa resistenza. Abbiamo riscontrato reazioni simili su pazienti sottoposti a ipnosi per rimuovere eventi traumatici. Non riescono a saltare direttamente al ricordo specifico. Vanno accompagnati. E anche in quel caso possono esserci problemi. E allora come facciamo? Troviamo un ricordo con cui riesci a sintonizzare... Si fa la cacca! E procediamo. Ti abituerai alla situazione. Non possiamo avvicinarci più di così. Quindi dovremo partire da lì. Sto caricando il programma di istruzione.
Ok, beh, questo è il Monsignor Altair. Flusso dei dati instabile. Tentativo di risincronizzazione in corso. Salve soggetto. Però i 60 fps ci stanno. Istruzione ti consentirà di familiarizzare col sistema di controllo dell'Animus. Tra breve riceverai istruzioni. La barra di sincronia indica quanto sei armonizzato con i ricordi del tuo avo. Se dovesse scendere a fondo scala, l'Animus ti riporterà all'ultima posizione sincronizzata. Al momento... Ovvero sei morto. ...prossimo alla desincronizzazione. Segui tutte le prossime istruzioni per ripristinare la stabilità del sistema. L'Animus opera come una sorta di burattinaio per controllare le azioni del tuo antenato. Sto caricando delle subroutine per adattare il tuo corpo alla macchina. Inizieremo con l'esame di alcune delle azioni predefinite di ciascun impulso. Molto interessante. Allora. Quando sei fermo, usa il tasto di controllo della testa per osservare l'ambiente. Chiamato anche occhio dell'aquila. Bene. Camminare tra questi portatori di giare senza causare il versamento del loro contenuto. Procedi verso l'indicatore per continuare il processo di sincronizzazione. Perché ti fermi? Ok. A posto. Ben fatto. Ah beh dai, le cose base. L'Animus dist- Però per un nuovo gioco andavano insegnate, quindi ci sta. Le azioni di basso profilo sono socialmente accettabili. Le azioni di alto profilo sono più orientate all'azione. Tieni premuto il tasto di alto profilo per vedere come l'interfaccia muta il contesto degli impulsi di controllo. Ottimo. Questo va picchiato sicuro. Sincronizzazione provando alcune azioni di alto profilo. Afferra e scaglia questo individuo sull'indicatore usando il tasto della mano nuda in alto profilo. Che cazzo? Fantastico. Ah, lo devo lanciare verso il coso? Ok. Bene. Fantastico. Beh, non è che tu possa scegliere la direzione del lancio, profilo per scattare. Ciò è utile per seminare i soldati o per avvicinarti a una vittima in fuga. Attento però a non urtare qualcuno, perché potresti perdere l'equilibrio e ruzzolare in terra. Ruzzolare in terra. Sto correndo l'indicatore prima che lo faccia qui. Vabbè, dai, super easy. Ben fatto. L'Animus fornirà anche altre importanti informazioni. L'icona di stato sociale muta al mutare del tuo stato. I diversi stati verranno spiegati presto in situazioni contestuali. Questa icona appare quando un soldato ti guarda. Il colore giallo indica che il soldato è sospettoso o ignora chi tu sia. Per illustrare il cambio nel livello di consapevolezza, assassina furtivamente questo soldato. Prima, punta sul tuo bersaglio. Ora seleziona la tua lama nascosta. Con la lama selezionata, avvicinati al soldato e assassinalo, usando il tasto della mano armata. Ok, dovrebbe essere andata bene. Chi è stato? Il cadavere ha allertato il soldato e mutato il suo livello di consapevolezza. Ora è informato, come mostra l'indicatore di testimone rosso.
A questo punto è probabile che azioni aggressive o una condotta socialmente inaccettabile provochino una risposta armata. Provoca il soldato. Assassino! L'icona di stato sociale è cambiata, a indicare che sei stato scoperto. Usa la scala e cerca di interrompere la linea visiva. Ok. Non puoi scappare! Non posso, adesso sono già scappato. Ottimo. La linea visiva è stata interrotta. Corri nel giardino pensile per nasconderti al soldato. Oh, il nascondiglio più classico di Assassin's Creed. Ma che il soldato ti sta ancora cercando. Aspetta finché lo stato sociale torna a cambiare. E chiedetelo al gruppo. Al diavolo, ho di meglio da fare. Queste battute veramente me le devo risparmiare. Il soldato ha perso le tue tracce. Ora sei anonimo e puoi uscire dal nascondiglio. Ottimo. Cosa ci manca? Restare anonimo alimenterà la barra di sincronia e renderà più agevole il tuo lavoro di assassino. Ci sono diversi posti che puoi usare come nascondiglio. Prima però devi sempre interrompere la linea visiva e poi usare un nascondiglio per dileguarti. Ok, quindi la panchina, il carro di fieno, gruppo di persone o il giardino pensile, vabbè. Easy peasy. Proseguiamo con una dimostrazione di mimetismo. Questo si può attivare con l'uso passivo delle gambe. Puoi fingerti un monaco per passare vicino ai soldati senza destare sospetti. Questo l'hanno rimosso. Questo metodo per raggiungere l'indicatore dietro ai soldati. No, perché hanno rimosso questa funzionalità? Non ci voglio credere. No, raga, mi sento male. Bene. L'hanno rimossa. Già dal capitolo dopo. Hai a disposizione una nuova abilità, l'occhio dell'aquila. Questo sesto senso aiutava il tuo antenato a capire le intenzioni di chi gli stava intorno. Ben fatto. Siamo a iniziare sta storia? Potrai sfruttare l'occhio dell'aquila solo quando sarai in piena sincronia. Sappi che seguire il credo dell'assassino, il codice comportamentale del tuo antenato, ti aiuterà a restare in sincronia. Il credo consiste in tre principi. Primo, mai fare del male a un innocente. Secondo, essere sempre discreti. Terzo, non compromettere la confraternita. Se dovessi perdere la sincronia, puoi ripristinarla rivivendo i momenti salienti della vita del tuo antenato, oppure osservando il credo. Questa non l'ho capita, ma ok. Corso di istruzione. Ora verrà caricato il blocco di memoria più stabile. Allora, mappa. Opzioni. Audio. Dove sono i sottotitoli? Non ci sono. Non si può mettere i sottotitoli, fantastico. Aspetta, deve esserci un altro modo. Non c'è bisogno che muoiano. La violenza. La fortuna favorisce la tua lama. Non la fortuna, l'abilità. Resta a guardare, potresti imparare qualcosa. Davvero? Insegnerà a trascurare tutto ciò che il maestro ci ha insegnato. E come avresti fatto tu? Non avrei mai attirato l'attenzione su di lui. Non avrei tolto la vita a un innocente. Io avrei seguito il credo. Niente è reale, tutto è lecito. Un giorno sarai come me, Malik, e comprenderai meglio queste parole. Non conto. Malik, è vero. Solo che sia fatto. Ma non sono questi i principi. I miei sono migliori. Vado in avanscoperta. Cerca di non disonorarci oltre. Qual è la missione? Mio fratello non mi ha detto nulla. Solo che devo essere onorato dell'invito. Pensiamo che i Templari abbiano trovato qualcosa sotto il monte del Tempio. Un tesoro? Comunque sia uguale a Desmond lui. Somiglia molto anche a Ezio. Altrimenti non mi avrebbe chiesto di recuperarlo. Beh, allora,
Basically, io ho letto il libro di questa... di questo gioco, senza averlo mai giocato. Ovviamente il libro è leggermente diverso, non ci mancherebbe altro. Però, praticamente, si deve riguadagnare la fiducia del maestro sconfiggendo 7 nemici. La cosa divertente è che il 7° nemico è proprio il maestro che gli dice di ucciderli. Vi sto praticamente spoilerando tutta la storia, sono un grande. E questa è la missione principale, dove praticamente si può dire che tradisce la confraternita. Ok. I suoni sono quelli di Assassin's Creed, grodolo. Lì. Quella deve essere l'arca. È l'arca dell'alleanza. Non essere stupido. Quella non esiste. È solo una favola. Allora cos'è? Zitti. È tua madre. Voglio che superiamo quelle sbarre entro l'alba. Prima sarà nostro. Prima potremo volgere la nostra attenzione su quegli sciacalli di Masiaf. Roberto di Salle, la sua vita è mia. No, dobbiamo recuperare il tesoro e affrontare Roberto solo se necessario. Si frappone tra noi adesso. Direi che è necessario. Discrezione, Altair. Codardia, vuoi dire? È il nostro peggior nemico. E abbiamo l'occasione di disfarcene. Hai già violato 2 principi del nostro credo. Così violeresti il terzo. Non compromettere la confraternita. Ti sono superiore, per titolo e per abilità. Non mettere in questione ciò che dico. Altair, qua poi perderai tutti i tuoi gradi. No, comunque, cioè, per essere un gioco del 2007 è fatto benissimo. Fermi, Templari! Non siete i soli ad avere interessi qui. Proprio così a... il mio uomo mancante. A cazzo duro. Cos'è che volete? Voglio te. Sangue. Non farlo! No! Non sai in che cosa ti mischi, assassino. Ti risparmio solo perché tu possa andare a riferire questo al tuo maestro. La Terra Santa non è più sua. Dovrebbe fuggire finché può. Se rimane, tutti voi morrete. Merda. Giustamente tutto crolla. Uomini, alle armi! Uccidete gli assassini! Quando passo io. Allora. Mancavano tutti questi labirinti. Che bello. Proprio c'è. Quando uno pensa ad Assassin's Creed, per forza pensa a questo. A questi labirinti infiniti di cose. Queste grotte, queste cripte, caverne, catacombe, chiamatele come volete. Ma uno quando pensa ad Assassin's Creed pensa a questo, ragazzi. Praticamente ce l'hanno tolte negli Assassin's Creed nuovi. Comunque, questa è Masyaf. Altair, sei tornato. Bravo. Ciao. Mi fa piacere vederti illeso, dai. Immagino che la tua missione sia riuscita. Il maestro è nella torre? Sì, sì, sepolto fra i libri come sempre. Di sicuro ti aspetta. Grazie, fratello. Salute e pace, Altair. Altrettanto. Ok, questo è Masyaf. Ovviamente... per chi fosse iscritto al mio canale da veramente, cioè, un casino di tempo, sa che ci siamo tornati in Assassin's Creed Revelations. Finirà per combinare qualche guaio.
perché non ti arrampichi? Vabbè. Perché praticamente Desmond rivive qualche ricordo del Ser Altair. Ma la smetti di comportarsi come un pazzo? Sì, praticamente è tutta una città così in salita. Allora, come cazzo raggiungo il castello? Aspettate. Di lì, ok. Molto più easy di quel che pensassi. Allora, vabbè, i colori sono quello che sono, cioè... sono proprio di gioco vecchio i colori. Però... però... devo dire che... l'hanno migliorato un casino. Ma che sconsidera... Stava scappando da qualcosa. Fatemi entrare, grazie. Eccoci qui. Ah, eccolo di ritorno. Abbas. Dove sono gli altri? Abbas. Mi hai anticipato sperando di essere il primo a tornare? So che detesti condividere con altri la gloria. Il silenzio è solo un'altra forma di assenso. Non hai niente di meglio da fare. Reco ordini dal maestro. Ti attende nella biblioteca. Sbrigati, su. Non promette bene. Ansioso di leccargli gli stivali. Un'altra parola e ti punto la lama alla gola. Più tardi ne avremo tutto il tempo, fratello. Ma qua la combinata grossa. Lui. Da la combinata grossa al Tahir. Il maestro attende all'interno. Biblioteca sarà qui per forza. Esatto. Gandalf. Maestro, vieni avanti. Dimmi della tua missione. Confido che tu abbia recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Roberto di Sable non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. Che vuoi dire? Vi ho deluso. Il tesoro? L'hanno preso. E Roberto? Fuggito. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora. E tu ritorni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni? Io... Non parlare! Non un'altra parola! Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Andrò a... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Dove sono Malik e Qatar? Morti. No! Non proprio. Malik? Io vivo ancora. E tuo fratello? No. Per colpa tua! Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare. Non potevo fare niente. Basta con le scuse. Ho voluto darmi ascolto. Questo si poteva evitare. E mio fratello. Mio fratello sarebbe ancora vivo. Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Ecco. Prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. L'hanno preso. Siamo sotto attacco. Roberto di Sable cinge d'assedio il villaggio di Masyaf. Dunque cerca lo scontro. Molto bene, non lo deluderò. Vai, informa gli altri. La fortezza deve essere pronta. Quanto a te, Altair, la nostra discussione dovrà attendere. Raggiungi il villaggio. Che occhi spiritati. Cacciali dalla nostra casa. Sarà fatto. Avanzamento rapido, un ricordo più recente.
Allora, c'è una mappa. Al Mualim. Obiettivo, ok. Altair. Abbas. Che sei arrivato? Ci serve aiuto. Che è accaduto? Templari hanno attaccato il villaggio. Molta della nostra gente è fuggita. Molta, ma non tutta. Cosa ti serve che faccia? Distrai i Templari. Tienili occupati mentre io salvo quelli ancora all'interno. Come desideri. Lama nascosta, pugno, ok. Usiamo la spada ovviamente, cioè che cazzo. Ok. Bello. Ok. Boh, butta merda. Ma se solo li lanci, zio. Bello, secco e duro. Allora. Non puoi scappare per sempre. Beh, dai, non abbiamo perso neanche tanta vita poi. Che bello che si rigenera. Ah, praticamente siamo andati fino su. Cosa lo spingerà a correre? Anzi, fino giù, per poi tornare fino su. Ancora finito con noi. Dove stiamo andando? Lassù. Abbiamo una sorpresa per i nostri ospiti. Fai esattamente come me. Vedrai che presto capirai tutto. Non mi piace. Che stupido. Praticamente abbiamo fatto tipo 200 metri a corsa per uccidere due pischelli e poi essere rispediti su. Bellissimo. Vai su quella piattaforma, Altair. Ah, ok, il salto della fede, ovviamente. Mangia fuori d'erbe! Pagani! Rendetemi ciò che mi avete rubato! Sì, subito. Siete diritto, Roberto. Ritiratevi prima che sia costretto ad assottigliare i vostri ranghi. È un gioco pericoloso il vostro! Vi assicuro, e non è un gioco. Ebbene sia! Portate l'ostaccio! Ora non è più ostaggio. Il villaggio è in rovina e le vostre scorte non sono infinite. Quanto impiegherà la vostra fortezza a cadere? Che faranno i vostri uomini quando i pozzi saranno secchi e il cibo esaurito? Ma cosa sta cavalcando? È un cavallo, ma enorme. Bene, allora li accontenteremo. Seguimi, e senza alcuna esitazione. Mostrate a quello stolto che significa non avere paura. Andate con Dio. Giù. La gamba. Grande coglione. Zitto! Altrimenti i Templari ci sentiranno. Giusto, ora sta bene dopo essere tipo saltato da... Io
Io resto qui. 85 metri. Procedere senza di noi. Quelle funi ti porteranno a una trappola. Vai a farla scattare. Fa piovere la morte sul nemico. Dobbiamo seguire le funi, ok. No! Zio, cosa fai? Cosa combini? Nine. Oh, non mi fare così tipo quando devo essere inseguito, perché poi mi innervosisco. Riesce a saltare all'indietro. Comunque ci siamo. Allora, fino quassù. Benissimo. 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 Ok. Oh oh. È stato bravo a respingere Roberto da qui. Le sue forze sono in rotta. Passerà molto tempo prima che torni a infastidirci. Dimmi, sai perché hai avuto successo quest'oggi? Hai ascoltato. Se avessi fatto altrettanto al Tempio di Salomone, Altair, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Ma ho fatto come richiesto. No, hai fatto come ti pareva. Malik mi ha detto dell'arroganza che hai dimostrato. Del tuo disprezzo per i nostri principi. Che state facendo? Esistono regole. Non siamo niente se non obbediamo al credo dell'assassino. Tre semplici dogmi che tu sembri avere scordato. Te li rammenterò. Primo e più importante. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Lo so. E trattieni la lingua finché non ti do licenza di usarla. Se conosci così bene questo principio, perché dunque hai ucciso il vecchio nel tempio? Era innocente. Non c'era bisogno che morisse. La tua insolenza non conosce limiti. Prendi il tuo cuore umile, ragazzo. Lo giuro che te lo strappo dal petto con le mie stesse mani. Il secondo principio è quello che ci dà forza. Nasconditi alla vista. Confonditi tra la gente così da diventare un tutt'uno con la folla. Te ne ricordi? Perché da quanto ho saputo hai scelto di esporti, attirando l'attenzione prima di colpire. Terzo e ultimo principio. Il peggiore dei tuoi tradimenti. Mai compromettere la confraternita. Il senso dovrebbe essere ovvio. Le tue azioni non devono mai esporci a pericoli, diretti o indiretti. La tua condotta egoistica a Gerusalemme ha messo tutti noi a repentaglio. Ancor peggio, hai condotto qui il nemico. Ogni uomo che abbiamo perso quest'oggi è caduto a causa tua. Mi dispiace, davvero. Ma non posso tollerare il tradimento. Non sono un traditore. Le tue azioni parlano altrimenti. Perciò non mi lasci. No. La pace sia con te, Altair. Ah! Perché su Salvataggio c'è una sim? Comunque, cutscene non skippabili. Lo faccio uscire comunque. È stato dentro troppo a lungo. No, no. Siamo ancora lontani da dove dovremmo essere. Meglio non rischiare. Un paio d'ore? Che sarà mai? Discutiamo in sala conferenze. Diamo a Desmond un minuto per sgranchirsi le gambe. Oh, non vedo perché dovremmo. Dottore, la prego. Bene. Poveraccio, l'avete rincoglionito.
Questa dovrebbe essere Roma, se non vado errato. Perché lui è un barista di Roma. È stato rapito. Vabbè, così non si potrà mai capire. Però la possibilità c'è.